funziona? Pare di sì. Io c'è DG. E questo ho parlato con Martini da Rani. Muovono bene. Allora, buonasera a tutti. Si sente abbastanza bene il microfono. Io sono referente della delegazione Guardi Sinigaglia. Abbiamo organizzato insieme anche a tutti i soci del Circolo d'Ancona questo evento, questa presentazione del libro Sua Santità, le carte segrete di Benedetto XVI. Come molti di voi già sanno, l'UAR è l'acronimo di Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, è un'associazione di promozione sociale che si propone, diciamo, gli obiettivi e gli scopi, la tutela dei diritti dei milioni di cittadini non credenti in Italia, che promuove la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo non religiose e che si pone a difesa del principio di laicità dello Stato. Ecco, in questa chiave, di quest'ultimo valore, di quest'ultimo principio, abbiamo organizzato la presentazione del libro del dottor Nuzzi. Direi che il dottor Nuzzi lo conoscete tutti, è un giornalista, è scrittore, è salito alla ribalta delle cronache con il suo primo saggio d'inchiesta che è Vaticano S.P.A. Poi ha scritto un altro bellissimo libro che si intitola Metastasi, che grazie a quel libro ha fatto, diciamo, emergere l'infiltrazione dell''ndrangheta nel nord Italia. E ora è uscito con questo suo nuovo libro. Di fianco al dottor Nuzzi c'è Mario Staderini, segretario dei Radicali Italiani, abbastanza noto per le sue battaglie. Abbastanza. Abbastanza. Può fare di più. Abbastanza noto per le sue battaglie su temi laici, l'8 per 1000, l'ICI alla Chiesa e quant'altro. E infine, per ultimo, a cui passo il microfono, c'è il giornalista Stefano Pagliarini, che oltre ad essere uno dei cofondatori della cellula Coscioni d'Ancona, adesso è segretario dell'associazione Radicali Marche, che collabora con noi, diciamo, per la realizzazione di questo evento, di questa presentazione. E gli passo il microfono e, insomma, sarà lui a moderare l'evento. Buonasera a tutti, io sono Stefano Pagliarini, mi ha già presentato l'amico Paul, non mi dilungherò più di tanto. Io direi di partire con la presentazione di questo libro, che è appunto Sua Santità, le carte segrete di Benedetto XVI. Ho trovato il libro estremamente interessante e devo dire che ho avuto l'impressione di poter dividere questo libro in due parti. Una parte dove vengono fuori, una parte che, se vogliamo, umanizza molto il Vaticano, nella parte in cui si parla di alcune, tra virgolette, lotte di potere tra determinate personalità del Vaticano e alcune che lo stesso Nuzzi nel suo libro definisce congiure nei confronti di alcune persone. Un libro che umanizza il Vaticano, nel senso che noi siamo abituati a percepire il Vaticano come un blocco monolitico dove tutte le persone vanno e pensano nella stessa direzione. A quanto pare non è esattamente così, e già questa è una grossa rivelazione che Nuzzi fa con il suo libro. La seconda parte, che è forse la parte ancora più sconvolgente, è quella dove si parla di alcune questioni, che sono ad esempio quelle in cui il Vaticano entra palesemente, grazie ai dati raccolti dall'autore e dalla sua analisi, entra estremamente in maniera impellente, a gamba tesa, in alcune questioni che riguardano invece, per esempio, lo Stato italiano, in particolare nel capitolo che si intitola La sacra ingerenza sull'Italia.
Allora, io la prima cosa che vorrei chiedere all'autore di questo libro, di illustrarci, è innanzitutto se è possibile dare una visione di questo libro in questo senso, cioè una parte che, tra virgolette, umanizza il Vaticano, o dall'altra una parte che ce lo rimanda come un blocco che ha sempre quel tipo di atteggiamento nei confronti dello Stato italiano. E poi anche come nasce questo libro, perché fondamentale è l'opportunità che ha avuto l'autore di entrare dentro le stanze del Vaticano. Prego. Sì. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Grazie di essere venuti, siamo in tanti. Ci sono ancora un paio di sedie libere in prima fila, magari se c'è qualche persona che ha desiderio di sedersi. Faccio una piccola premessa che non c'entra nulla, ma permettetemi di farla. Vorrei dedicare questa serata, visto che siamo in tanti, a due persone che oggi sono state vittime della stessa infamia, seppur in posti diversi, che non c'entrano col Vaticano, ma che c'entrano col nostro paese. La prima è una ragazza che si chiama Carmen Pace e fa la vigilessa urbana ed è finita sotto procedimento disciplinare nel suo comune perché non ha fatto passare l'auto di scorta di De Mita, che doveva andare al centro del paese, nella provincia di Avellino, dove si stava tenendo la sagra della polpetta. E io voglio dedicarle questa serata. E al tempo stesso dedico questa serata a un altro ragazzo che fa la iena, quella del programma, che è stato preso a botte da barbareschi nel porto di un'isola delle Eolie dopo che gli aveva chiesto qualcosa. Ed è forse la prima volta, io vado a memoria, che un, non dico giornalista, ma comunque un uomo di informazione, perché le iene comunque fanno emergere tante vicende, viene preso a botte, a calci, a pugni in faccia da un politico sedicente, da un onorevole, chiamiamoli, perché tecnicamente, non secondo il vocabolario, ma tecnicamente si chiamano onorevoli. Ecco, questi due ragazzi io non li conosco, hanno la mia, non solidarietà perché è una parola che non mi piace molto, ma la mia simpatia totale, e voglio dedicare questa serata a loro due. Detto questo, ringrazio ovviamente gli organizzatori che hanno, come dire, fatto anche uno sforzo di diverso tipo per avermi qui stasera, hanno preso questa sala, una parte del prezzo del libro che venderemo dopo alla fine dell'incontro verrà dato per le spese di viaggio, di organizzazione di questo nostro incontro. Questo libro nasce, Sua Santità nasce dopo Vaticano Spa, come è stato detto, ed è grazie a Vaticano Spa che io entro in relazione con tutta una serie di persone che all'interno del Vaticano o in relazione con il Vaticano sono, come dire, stanchi di patire certe ipocrisie che nulla hanno a che vedere con la fede, con la religione, con la Chiesa di tutti, ma con gli interessi di pochi. Vaticano Spa è, in estrema sintesi, è un libro che ho scritto nel 2009, che esce nel maggio del 2009, e racconta cosa è accaduto in Vaticano dopo Marcinkus. Noi pensavamo che con lo scandalo della banca dell'Ambrosiano di Roberto Calvi, l'epoca di Sindona, di Marcinkus, si finisse con l'allontanamento di questo sacerdote nato a Cicero in provincia di Chicago, ecco, e col suo allontanamento finisse quell'era di malaffare, insomma, lo ricorderete, il crack del Banco Ambrosiano, l'omicidio di Roberto Calvi sotto il ponte dei Frattineri a Londra. In realtà Wojtyla dà solo una spolverata,
manda via Marcinkus, valorizza il suo segretario generale della banca, che era Monsignor Donato di De Bonis, un lucano, e andato via Marcinkus arriva un nuovo presidente che è un bazzoliano milanese che si chiama Angelo Caloia, e appena andato via Marcinkus il buon De Bonis, segretario generale della banca e poi prelato, crea una struttura di conti correnti occulti all'interno della banca per riciclare denaro sporco. E questi conti hanno dei nomi che sono degli insulti alla religione cattolica, alla cristianità, perché tutti questi conti sono intestati a fondazioni benefiche inesistenti e i nomi di queste fondazioni appunto sono raccapriccianti, tipo Fondazione Lotta alla Leucemia, inesistente, Fondazione Aiuto Bambini Poveri, inesistente, Fondazione Madonna di Lourdes, inesistente, fino alla Fondazione Cardinale Francis Spellman, dove copriva il conto di un politico all'epoca importante, 7 volte premier, che era Giulio Andreotti. Io chiesi a Giulio Andreotti come mai aveva questo conto allo IOR, dove erano transitati qualcosa come 60 milioni di euro in pochi anni con le necessarie rivalutazioni, e la sua assistente mi disse: il presidente non ricorda di aver avuto un conto allo IOR. Io lì mi incazzai un po' per questa risposta, ma sbagliavo, perché all'epoca era una risposta elegante. Oggi alcuni dei nostri politici dicono addirittura che le cose capitano a loro insaputa, no? Cioè almeno un tempo dicevano non ricordo, oggi dico sì, mi sono trovato proprietario di questa casa a mia insaputa, mi hanno ristrutturato il soggiorno a mia insaputa, ho trovato dei soldi sul conto a mia insaputa, e va bene. Questi conti furono la piattaforma finanziaria per riciclare la maxi tangente Enimont, la più grande tangente mai scoperta nella storia della Repubblica Italiana. Questi conti videro impegnati da una parte i magistrati di Mani Pulite, che volevano capire in che termini fosse stata passata nella lavanderia IOR questa ingente somma di denaro, dall'altra parte in Vaticano si mossero all'epoca per depistare i magistrati di Mani Pulite. E questo è Vaticano Spa. Ve lo dico perché è un libro di rottura ed è un libro che mi apre tutta una serie di porte e mi porta, scusate il gioco di parole, a entrare in contatto con delle persone che evidentemente decidono che la misura è colma, insomma. Perché qui non abbiamo i figli di Marco Pannella, con tutto rispetto, che passano le carte a Nuzzi. Non abbiamo gli infiltrati dell'OAR in Vaticano che portano via dei documenti. Cioè non abbiamo delle posizioni non ideologiche, ma delle posizioni precise rispetto a quello che è la religione cattolica, no? Ma qui abbiamo della gente di fede, dei cattolici, dei cristiani, persone che vivono, lavorano in Vaticano, che di fronte a quello che vedono, sentono, patiscono, ascoltano, leggono, ritengono che la strada è quella di far conoscere a tutti noi quello che accade. E così per circa un anno io ho lavorato raccogliendo documenti, approfondendoli, facendo interviste nelle Filippine, in Venezuela, in Siria. Un lavoro di ricerca, di contestualizzazione, e Sua Santità ci offre non solo quello che diceva il nostro moderatore, ma ci offre sicuramente una prospettiva di quella che è l'attività, il rapporto tra gli stati, no? Tra lo Stato del Vaticano e gli altri stati, l'Italia, la Germania, la Spagna, la Cina, gli Stati Uniti. Cioè ci sono il dietro le quinte delle relazioni tra questi stati, perché noi al Vaticano pensiamo soprattutto come teocrazia, invece quello è uno Stato come tutti gli altri, e esercita, anzi più di altri, forse determinate pressioni
al quale faceva accenno. E sì, e poi c'è un... ci sono queste pagine scioccanti su quello che accade in Vaticano, e quindi ci sono le congiure, ci sono le cospirazioni, ci sono le denunce di interessi e di opacità, c'è chi denuncia casi di corruzione al Papa, chi scopre che il presepe in piazza San Pietro ogni anno costa 300.000 euro realizzarlo, chi non trova in agire di taluni quello che c'è scritto nel Vangelo. E poi ci sono delle pagine inedite sui grandi scandali che hanno e affliggono la Chiesa nel mondo. Penso alla vicenda dei legionari di Cristo, che viene con delle testimonianze importanti nel libro, che viene retrodatato al 2003, quando l'assistente di Marcel Massial, cioè il fondatore del legionario di Cristo, va in Vaticano per denunciare il leader dei legionari di Cristo di abusi, di molestie, di ogni genere di cosa, ma né Sodano, segretario di Stato dell'epoca, né Giovanni Paolo II, a suo dire, lo vogliono ascoltare. E qui ritroviamo quello che diceva proprio Ratzinger, cioè che i legionari di Cristo hanno avuto copertura in Vaticano in anni insospettabili e impensabili. Ma io condivido, nel senso che per me le pagine più interessanti rimangono quelle dei tentativi di influenza e di ingerenza sullo Stato italiano. C'è la pagina dell'ICI che proprio ripercorre anche una battaglia dei radicali e che vediamo il nostro ministro Tremonti che trova accordi con l'allora, all'epoca, nel settembre del 2011, presidente dello IOR, per evitare che la Chiesa italiana sia costretta a pagare gli arretrati dell'ICI dal 2005, anno in cui alcune persone vicine ai radicali presentarono un esposto all'Unione Europea, ritenendo che quelle esenzioni ICI violassero il principio di libera concorrenza degli esercizi commerciali. E il principio di libera concorrenza è una pietra angolare nel regolamento della società immaginata da chi ha costruito la nostra Unione. Poi, in estrema sintesi, quindi io per un anno ho fatto un lavoro di ricerca, poi è uscito il libro e c'è stata la reazione muscolare che avete visto tutti. Cioè, stiamo parlando di traffico di fotocopie, poi qui, attenzione, perché non stiamo parlando di pedofilia, di riciclaggio di denaro sporco, di morti ancora non chiarite, di donne, ragazze scomparse. Qui stiamo parlando di traffico di fotocopie. E quindi c'è stato tutto un movimento mediatico per appassionare, con scarsi risultati, per appassionare e capire le fonti di Nuzzi. Come se fosse importante capire se a un giornalista, scrittore e quant'altro la sua fonte è il cuoco, il giardiniere, l'idraulico, il falegname, il maggiordomo, l'autista del Papa, no? Cioè, non credo che voi vi poniate questa domanda quando leggete un articolo importante di inchiesta su un giornale. Vi chiedete se quello che è scritto è vero e se quello che è scritto è vero ed è interessante. Ma evidentemente la criminalizzazione delle mie fonti è stata un tentativo per spostare l'attenzione, guardare il dito e non la luna. Poi, se sia stato il cuoco o il maggiordomo, perdonatemi, uno, i documenti originali sono esattamente ai loro posti, qui nessuno ha rubato nulla. Perché se non fosse così, allora se avesse qualcuno rubato gli originali, ci sarebbe forse da chiedere come mai e perché una persona o delle persone hanno sottratto dei documenti dal 2006 ad oggi, negli ultimi 6 anni, perché i documenti del mio libro partono dal 2006 e nessuno se n'è accorto. Cioè, vogliamo credere veramente che nell'appartamento del Papa qualcuno ha portato via delle carte negli ultimi 6 anni e nessuno se n'è accorto? Evidentemente non sono state portate via delle carte, ma sono state fotocopiate.
come accade sempre. Allora io mi autodenuncio perché negli ultimi 20 anni ho ricevuto fotocopie di documenti riservati di ogni tipo. Di ogni tipo. E meno male. Ma vi assicuro che tutti questi documenti riservati di ogni tipo che ho ricevuto sono finiti sui giornali o nelle televisioni dove ho lavorato, non me li sono tenuti nei cassetti. E ve li ho dati a chi ha avuto l'interesse e l'attenzione di leggerli. No? Però qui era interessata il cuoco. È stato il cuoco, il maggiordomo, Staderini. Cioè chi ha dato le carte? Perché è importante, capite? Io ho pensato fosse il Papa a un certo punto. Ecco. E questa è una bella provocazione. Anche perché quest'uomo, ne parleremo in maniera più diffusa, faccio uno spot pubblicitario lunedì sull'infedele, quest'uomo di chi sentiva i malumori e i mal di pancia, questo maggiordomo? No? Di chi seguiva ogni passo, ogni battuta, ogni disagio nella sua quotidianità? Quest'uomo che hanno arrestato è la persona più vicina fisicamente, intendo, nella quotidianità del Santo Padre. Era indispensabile questo arresto. Non lo chiedo a Staderini perché i radicali sono garantisti, ma al di là di questo, era indispensabile questo arresto? Era indispensabile lanciare una granata in uno stagno? Perché di questo stiamo parlando. Abbiamo a che fare con un criminale incallito? O abbiamo a che fare con un cristiano cattolico incensurato che per dei motivi da capire ha deciso di rendere noto delle cose che gli passavano sotto gli occhi? Magari se guardiamo le cose che gli passavano sotto gli occhi possiamo iniziare a capire perché tra un rapporto di fiducia e la propria fede abbiamo scelto la seconda. Perché l'ipocrisia viola la fede. Gli amici dell'UAR sono agnostici, atei, e io ho accettato il loro invito, ma qui non si tratta di essere pro o contro. Io non voglio questa divisione, nemmeno loro, ma è ovvio, ma lo dico, se no non sarei venuto, non conoscendo come lavorate. Qui si tratta di confrontarsi sulle cose. Giornalisti e scrittori cattolici, penso ad Antonio Socci, che magari qualcuno di voi conosce, e Mancuso, molti leggendo questo libro hanno scritto dicendo che nel mio libro non c'è una parola contro la Chiesa e contro la fede, perché io non ho una posizione, come dire, storica, politica. Io faccio un altro mestiere, il mio lavoro è fare il cronista e darvi dei fatti, poi ognuno fa le proprie valutazioni. Questo è un lavoro molto semplice. Noi siamo degli artigiani, noi cronisti. Ci diamo un po' di leari, ma siamo gente che fa un lavoro molto semplice, difficile da una parte, perché far emergere queste storie non è semplice, ma semplice nella sua rappresentazione. Era indispensabile mandarlo in carcere, non hanno neanche le celle, non ci sono neanche le celle. Le celle le hanno aperte da poco, ma sapete perché? Allora, dovete sapere che in Vaticano non c'erano le celle di detenzione fino a poco tempo fa. Poi nell'aprile del 2010 hanno introdotto il reato di riciclaggio. Meno male, dico io, meno male, perché pensare che prima non ci fosse reato di riciclaggio in qualsiasi stato appartenente al vecchio continente per me è una cosa impensabile, considerando che Banca Italia indica nel 10% i soldi, il PIL delle organizzazioni mafiose nel nostro paese, però lì non era reato. Poi, per non finire nella lista grigia dei paesi canaglia sotto un punto di vista finanziario, hanno fatto la legge antiriciclaggio. Allora hanno detto: se però dobbiamo arrestare qualcuno, non abbiamo le celle, non possiamo dare ai magistrati italiani, alla polizia italiana, come quando arrestiamo qualche ladruncolo nei musei vaticani che porta via il portafoglio, perché dare alla magistratura italiana
qualcuno che ricicla denaro sporco allo IOR aprirebbe degli scenari un po' pericolosi e scivolosi. E quindi hanno ristrutturato delle cantine della gendarmeria, hanno ristrutturato e hanno fatto qualche cella, dove è finito il maggiordomo. Poi ripasso e ho finito, e ho concluso, dove è stato lì per 2 mesi, dove è stato lì in isolamento. Guardate che se voi andate a Sollicciano, a Voghera, in qualsiasi carcere dove c'è i settori dedicati ai mafiosi, a 41 bis, il mafioso ha diritto a un'ora di socializzazione, credo, no? Cioè il mafioso è consentito confrontarsi con i suoi compari. Questo incensurato, accusato di furto aggravato, di fotocopie, è stato 2 mesi in isolamento. E allora forse c'è da chiedersi cos'è accaduto, no? E soprattutto cosa accadrà. E questo libro cosa significa nella storia della Curia Romana? E cosa cambierà? E perché il Santo Padre ha continuato a fare pubbliche dichiarazioni di sostegno al segretario di Stato Bertone? E in più in generale, se è normale, e passo la parola al nostro moderatore, se è normale che quanto c'è scritto nel libro accada nell'indifferenza collettiva. Grazie. Dunque io passo la parola a Mario Staderini, che è segretario dei Radicali Italiani, riallacciandomi al punto in cui è stato detto che non è un libro contro la Chiesa, Chiesa come istituzione religiosa, non è un libro contro la fede, è un libro che vuole appunto rimarcare alcune cose estremamente inopportune che accadono nell'indifferenza collettiva. Grazie a te, piena estate, una sala così gremita con tante persone in piedi, e devo dire me ne dispiace, è sempre un piacere. So che Gianluigi tira molto e quindi prendo atto di questo, ma credo che sia qualcosa di più, e quel qualcosa di più è questo libro. Allora, io devo dire, in questi anni ho sempre con attenzione visto le nuove uscite editoriali su libri e altro che riguardavano comunque Vaticano, Chiesa Cattolica e altro, sia perché sin da piccolo ho fatto parte di quel mondo, nel senso io ho avuto un'educazione come molti in Italia in un istituto cattolico dai francescani, e peraltro sono stato anche, come si dice nell'ambiente cattolico, un militante in Cristo. Chi fa la cresima, chi poi diventa catechista praticamente è un militante in Cristo, perché conosce quello che è non tanto la fede quanto un messaggio secondo il Vangelo cui vivere. Però tra i tanti libri questo ha un fatto molto diverso, è un evento nel nostro paese di quelli che si ricordano una volta ogni 30 anni, per il semplice motivo che qui ci sono delle carte. Se voi andate nelle pagine iniziali, in fondo, in particolare all'appendice, già solo queste basterebbero per giustificare il perché questo libro è stato un evento, lo sarà nei prossimi anni ed è un elemento di conoscenza. Per cui quando Nuzzi dice che ha fatto il suo mestiere, ha fatto il giornalista, io dico, è certamente vero. Anzi, io mi chiedo cosa è successo in tutti i decenni precedenti e dove erano i giornalisti. A mia memoria qualcosa di simile ci fu quando sul finire degli anni 70 sull'Europeo venne pubblicato un elenco di tutti gli immobili del Vaticano, degli enti ecclesiastici su di Roma. Vaticano Spagna. Sì, fatto peraltro era Melega, mi sembra, all'epoca, e quel direttore di quel giornale, di quel settimanale all'epoca, di quel periodico, fu dopo 2 numeri mandato via. Dopo di allora
Sì, ci sono state ricostruzioni, ma mai qualcosa che in maniera così sistematica ha cercato di ricostruire una realtà. La realtà che in questo caso, e il titolo del libro è perfetto, è lo Stato Città del Vaticano. E chi lo incarna? Cioè il pontefice, che è il sovrano di uno Stato, che ha scelto di essere uno Stato come ai tempi di Luigi XVI, in cui l'état c'est moi, diceva il re, perché tutto appartiene, anche a livello patrimoniale, appartiene al pontefice e quindi al sovrano di quello Stato. Personalmente è stata una grande soddisfazione. Quando Gianluigi ha detto non pensavamo che dopo lo IOR, ovviamente per lui è stato un incidente retorico perché sicuramente avrà dubitato in questi anni, ma quando ha detto non pensavamo, dopo quello che è accaduto con lo scandalo Calvi, il Banco Ambrosiano, che si potesse ripetere qualcosa di analogo, beh, sicuramente non ha trovato noi radicali a pensare la stessa cosa. E rivedere documentato quanto per anni da radicali abbiamo cercato di denunciare e di portare avanti in tutte le sedi, beh, è stata non una soddisfazione, ma è stata una conferma di quanto andiamo dicendo da anni, cioè che questo paese difetta soprattutto di un problema, del problema della conoscenza. Cioè, tante persone oggi qua significa che c'è una voglia di conoscenza perché c'è un gap, una mancanza di conoscenza su un fenomeno molto importante nel nostro paese come è lo Stato Città del Vaticano. Per cui innanzitutto grazie a chi ha voluto, personalmente secondo me è un grazie a chi ha voluto dare informazioni a Gianluigi Nuzzi, e grazie allo scrittore che ha poi abilmente ricostruito e dato anche un senso a quelle carte. Ma se andiamo a vedere nel dettaglio a cosa mi riferisco? Beh, mi riferisco soprattutto alle prime, che ricordate, le prime reazioni da parte vaticana dopo l'uscita del libro erano quello di denunciare Gianluigi Nuzzi, non so neanche se è mai stata fatta questa denuncia, e i suoi sodali, così venivano descritti, perché responsabili di crimini appunto quello di passaggio di fotocopie. Allora a me la prima reazione che è venuta immediata è stata quella di dire che ci sono certo dei crimini e dei criminali probabilmente da perseguire, ma sono quelli che emergono da queste carte, perché quando c'è scritto ed è documentato e non è smentito da nessuno che un ministro della Repubblica, il ministro dell'Economia, con una procedura di infrazione, quindi anche di livello internazionale, aperta da parte della Comunità Europea nei confronti dello Stato italiano. Perché? Perché lo Stato italiano aveva fatto delle leggi tali per cui le attività commerciali gestite da enti ecclesiastici, quindi parliamo del turismo, parliamo dell'istruzione, parliamo della sanità, quindi parliamo del core business delle attività economiche che girano intorno al Vaticano, bene, la procedura di infrazione aperta dalla Comunità Europea nei confronti dello Stato italiano per causa dei favori fatti a questi enti ecclesiastici, troviamo documentato che c'è un ministro della Repubblica italiana che, almeno visto che non ha smentito, avrebbe indicato al pari grado, al responsabile, diciamo, degli affari economici vaticani, qual era la soluzione per fregare non solo lo Stato italiano, ma soprattutto le leggi, e le leggi anche quelle comunitarie. Cioè gli diceva: guarda, per evitare il fatto che voi dobbiate pagare, non tanto che lo Stato italiano debba pagare una sanzione, quanto che voi dobbiate pagare e ridare indietro quello che in questi anni non avete pagato, cioè le tasse per le attività commerciali che invece un altro italiano che fa un'attività turistica invece deve pagare, beh, potete fare A, B o C. E poi accade A o B o C. Cioè viene descritto temporalmente quello che è accaduto, cioè come si è brigato anche attraverso le pressioni in Commissione Europea, si è brigato per riuscire a fare in modo che slittasse il procedimento di condanna nei confronti dell'Italia e affinché anche il Parlamento italiano affrontasse la situazione in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Beh, se non ci sono reati qua, o se non ci sono reati da cercare qua, dove sono? Così come quando da questi documenti che sono pubblicati e dalla ricostruzione storica emerge che la Polizia Vaticana, cioè la Polizia di uno Stato estero, viene e fa le proprie indagini, fa pedinamenti, fa controlli su cittadini italiani nello Stato italiano, senza che nessuno oggi
vada a chiedere conto di questo, beh, questa è l'altra notizia che si nasconde dietro questo libro, cioè tutto quello che doveva accadere non è accaduto. Ad oggi mi risulta esserci esclusivamente una inchiesta indirettamente collegata, legata diciamo al Gotti tedeschi, cioè a quello che doveva essere l'uomo che faceva pulizia nello IORE, che invece con un suo memoriale, non voglio neanche sapere perché, quali conti interni sono stati fatti, lì però nascono e partono delle indagini. Vediamo, magari mi sto sbagliando, ci sono tante procure in Italia che forse stanno indagando e stanno verificando quello che su tanti altri fronti si fa. Intercettazioni? Beh, intercettazioni non si sono mai fatte, non si sono mai sentite, a parte qualche caso particolare, rispetto a quelli che sono stati anche come figure istituzionali responsabili di quello che oggi io ritengo essere stato un crimine. Allora, questo credo è la grande verità, una evidente, l'altra per adesso ancora sopita, che questo libro ha portato e sta cercando, io credo, di alimentare in un percorso che è un percorso storico e che ha comunque un punto, secondo me, forte, che è un punto, io faccio politica, che è un punto politico rispetto al quale dovremmo tutti quanti prendere delle considerazioni per fare delle valutazioni, ovvero lo Stato Città del Vaticano è qualcosa che fa del bene allo Stato italiano, alle democrazie mondiali, che fa del bene alla stessa Chiesa Cattolica oppure no? Questo è un libro che spiega che cos'è lo Stato Città del Vaticano, e lo spiega in maniera organica, spiega le lotte interne, spiega le capacità e le possibilità di influenza sulle altre democrazie che sono in giro per il mondo, in particolare la più vicina, l'Italia. Allora, noi sappiamo che lo Stato Città del Vaticano è uno Stato che è nato esclusivamente grazie all'Italia, anzi grazie a Benito Mussolini nel 1929, grazie a un trattato internazionale. Il 20 settembre dell'870 si era liberata la Chiesa Cattolica per prima, ha ragione Nuzzi quando dice qua non c'è niente contro la Chiesa o contro la religione, neanche io sono il primo a dire che sono anticlericale per religiosità, perché credo che l'attenzione al potere e al denaro che c'è stata nello Stato Città del Vaticano è quello che ha rovinato anche quello che all'interno della Chiesa Cattolica può esserci di buono, come all'interno di qualsiasi istituzione sociale, comunità sociale. E allora noi abbiamo uno Stato Città del Vaticano, in sintesi, che è stato creato nel 29 grazie a Benito Mussolini, che gli ha concesso un pezzo di terra, uno Stato deve avere un territorio, dopo che nell'870, dicevo, si era liberata la Chiesa Cattolica per prima, ma le opinioni pubbliche cattoliche, non solo quelle italiane, quelle europee, hanno salutato come liberazione. Alessandro Manzoni, il cattolico Alessandro Manzoni, salutò come liberazione la fine dello Stato Pontificio. Perché? Perché sapevano che se un Papa deve fare il capo di Stato, farà politica, perché gli Stati nascono per fare politica. Ma allora, nonostante questa premessa, poi andiamo a vedere in concreto. Noi scopriamo che c'è uno Stato Città del Vaticano in cui tutto il potere è in mano al sovrano, il potere giudiziario, il potere esecutivo, il potere legislativo. Quando non danno il riconoscimento finale all'antiriciclaggio, alle norme internazionali dello IORE e di altro al Vaticano, perché lo fanno? Beh, perché tanto, secondo l'ordinamento, la Costituzione del Vaticano, e il Papa può in ogni momento ritirare a sé qualsiasi causa. Il caso del maggiordomo come finirà? Probabilmente con il Papa che avvocherà a sé la causa e deciderà lui secondo la sua giustizia, che non è la giustizia divina, ma secondo loro potrebbe essere anche la giustizia divina. Abbiamo uno Stato in cui praticamente c'è una monarchia elettiva fatta di gente cooptata dallo stesso monarca, in cui si vota una volta ogni morto di papa, e in cui letteralmente è così, e in cui alla fine arrivano a uscire fuori anche le contraddizioni. Voi sentite parlare sempre della famiglia. Allora, sapete come si dà la cittadinanza allo Stato Città del Vaticano? Ci saranno 1.500-2.000 cittadini. Allora, se tu nasci di meno, no, sono 1.000-1.500, se tu nasci nello Stato Città del Vaticano, non sei cittadino del Vaticano. Benissimo, capita anche in Italia agli stranieri. Ma se tu nasci
figlio di un cittadino dello Stato Vaticano, beh, tu dici, cavolo, sarai cittadino vaticano? No, perché anche lì deve essere il Papa che deve dire sì, va bene, a te ti riconosco figlio di cittadino vaticano la cittadinanza vaticana. Se tu ti sposi con un cittadino vaticano, cavolo, siamo nel regno dove la famiglia viene prima di tutto, basata sul matrimonio, la moglie del cittadino vaticano non è cittadina vaticana, deve dipendere dal Papa che gli dica sì. Questo per farvi capire come in quel sistema, questo Stato, che è una monarchia assoluta, è praticamente il cuore dell'assolutismo, diciamo così, lo Stato più assoluto che c'è, neanche alla Mecca una chiesa è Stato, ebbene questo Stato è al centro dell'Occidente, cioè delle democrazie occidentali, è, scusate la parola forte, una metastasi, non solo per la Chiesa Cattolica, e poi vedremo perché, ma nei confronti delle democrazie nel mondo, perché questo Stato siede all'ONU, siede all'Unione Europea, ha diritto di parola, ha diritto di influenza. Se siamo arrivati a 7 miliardi di persone nel mondo, ed è quello il vero problema, la bomba demografica che c'è nel mondo, è perché il Vaticano all'ONU e all'Unione Europea, insieme ovviamente anche ad alcune parti fondamentaliste dell'Islam, mette il veto a qualsiasi controllo di a qualsiasi politica di educazione sessuale. Non dico di controllo delle nascite, ma di educazione sessuale. Ricordate le lotte in Africa con il condom, con i vescovi che bruciavano il condom lì in piazza. Allora, questo è il problema che secondo me politico va posto dopo che questo libro ha fatto emergere questa verità, e deve essere un problema che in qualche modo noi italiani ci facciamo carico. Noi abbiamo regalato al mondo, e abbiamo regalato anche purtroppo ai cattolici, questa forma di Stato assolutista, che peraltro, detto tra noi, è anche lo Stato capitalista per eccellenza, perché è uno Stato in cui tutto quanto i movimenti sono movimenti finanziari, di denaro, non sono previsti sindacati, niente, quindi non ci sono neanche le lotte sociali, e quindi alla fine è proprio il capitalismo per eccellenza, quando poi sentiamo invece criticare i sistemi di ogni altro tipo. Allora, cosa fare? Noi sappiamo che questo Stato, Città del Vaticano, viene alimentato da noi in maniera tale per cui ha consentito, insieme all'altra serie di leggi di cui poi parleremo probabilmente, ha consentito una svolta autoritaria all'interno della stessa Chiesa Cattolica, perché oggi tutto quello che accade nella Chiesa Cattolica Italiana dipende dalle gerarchie vaticane e di riflesso dalle gerarchie della Conferenza Episcopale. Nessuno lo sa, pochi lo sanno, ma la Conferenza Episcopale Italiana è l'unica conferenza episcopale al mondo, cioè la riunione dei vescovi, in cui il capo della conferenza episcopale, l'attualmente Bagnasco, non è eletto dai vescovi. In tutto il mondo i vescovi eleggono il loro capo, una forma di democrazia. Anzi, chi risale ai primi 300-400 anni del cristianesimo sa benissimo che la Chiesa è stata la più grande democrazia del mondo. Perché? Perché anche il Papa, il Vescovo, veniva votato da tutti, perché ha avuto una grande forza, e qua non mi dispiace, gli amici del UAR magari mi vedranno come un cantore del cristianesimo delle prime ore, però perché ha avuto una grande forza e ha spazzato l'impero romano? Perché le donne, gli schiavi, votavano per eleggere il Vescovo e per eleggere il Papa. Neanche nell'antica Grecia lo schiavo o la donna votava. Allora, noi abbiamo consentito un processo opposto, il processo per cui oggi abbiamo il presidente della Conferenza Episcopale Italiana nominato dal Papa anziché eletto dai vescovi, e quindi ha un potere di controllo diretto. Abbiamo la capacità di essere il megafono in tutto il mondo grazie alla RAI, che è pagata con i nostri soldi ma fa i servizi, c'è RAI Vaticana addirittura, una bella struttura, e lancia in tutto il mondo i messaggi integralisti, devo dire, sulla morale e sulle libertà da parte delle gerarchie vaticane. E abbiamo i singoli preti in giro per l'Italia che sono tutti quanti dipendenti da chi? Dalla conferenza episcopale, che autorizza tutto di loro. Come fa un prete a guadagnare i soldi? Può fare il prete. Prima prendeva la congrua, Mussolini diceva i soldi te lo dà direttamente lo Stato, loro con il nuovo concordato l'hanno eliminato, adesso chi te li dà? Te li dà la conferenza episcopale, se non gli va bene non te li dà. Premesso, le suore i soldi non li prendono, quelli dell'8 per mille delle vostre tasse. Seconda questione, come lo può fare? Lo fa con l'insegnante di religione? L'insegnante di religione pagato da noi lo puoi fare solamente se il vescovo ti autorizza. Vuoi fare il cappellano militare? Vuoi fare il cappellano nelle carceri? Anche lì ci vuole l'autorizzazione, quindi anche le fonti di reddito del singolo prete
che gli darebbero un po' di autonomia, dipendono dalle gerarchie. Allora, questa è la responsabilità che ha lo Stato italiano. Allora, quello che io credo dovremmo porci come priorità politica, ovviamente non sull'immediato, ma per la stessa Chiesa Cattolica, ci sono gli Alessandro Manzoni anche oggi, beh, noi ci dobbiamo porre la necessità di riconvertire in altro lo Stato Città del Vaticano, con un processo legale, democratico, in Italia e in tutto il mondo, che consenta di appunto convertire in altro e eliminare, liberare, come fu già nel 20 settembre, la stessa Chiesa Cattolica di questo orpello che è il potere, perché dove c'è Stato, dove c'è potere politico in senso tradizionale, anche se confessionale, beh, c'è sempre alla fine il tentativo di, una volta si invadevano, ma di comprarsi i territori, gli stati limitrofi, e ci sono le lotte di potere interno, che sono le lotte di potere, altro fatto molto interessante, descritto all'interno di questo libro. Bene, abbiamo visto il rapporto appunto che il Vaticano ha, riesce ad avere con il paese Italia. Chiedo al dottor Nuzzi anche se, domanda in questo caso retorica perché ha letto il libro, se il Vaticano abbia un'influenza soltanto sull'Italia, se qualcuno pensa che noi abbiamo un rapporto, come dire, privilegiato con l'Italia, e se addirittura esistono casi di paesi che vanno a bussare alla porta del Vaticano per chiedere aiuto. Sì, beh, sicuramente il Vaticano gode di una rete di nunziature, di ambasciate, che è seconda solo a quella degli Stati Uniti, e mentre noi abbiamo sempre una prospettiva italiana di quello che accade, è chiaro che nel Vaticano si cerca di avere un controllo importante sulla Chiesa nel mondo, insomma. E nel libro, nelle mie ricerche, mi è capitato sì di incrociare delle frizioni, per esempio quelle tra Ratzinger in prima persona, che scrive mostrando il suo disappunto per una presunta incidenza della Merkel, che chiedeva ragione al Vaticano dopo che uno dei lefebriani scomunicati, Williamson, aveva fatto delle dichiarazioni antisemite, e qui si sfiora l'incidente diplomatico. A me ha stupito soprattutto la presenza del Santo Padre anche su questioni di mera quotidianità. Cioè, nel libro ci sono le bozze, per esempio, di un comunicato stampa che Ratzinger corregge sulla vicenda dei lefebriani, sempre legati appunto alle revoche di due scomuniche che poi erano state casualmente contestuali a queste dichiarazioni antisemite di uno dei due vescovi lefebriani. E lì vediamo il Ratzinger che interviene proprio sul comunicato stampa, no? E io non mi immaginavo una sua presenza così importante anche su attività che si possono ritenere non prioritarie, come quella di una elaborazione di un comunicato stampa, cioè le pensavo proprie della Segreteria di Stato. Ma questi fatti non mi tolgono l'idea che il Santo Padre, che Ratzinger, non sia informato di tutto, o che riceva delle informazioni parziali su certe vicende. Cioè, da queste centinaia di documenti emerge una solitudine di Ratzinger, non tanto come sostegno, non parlo del sostegno, parlo di come molte cose lui non rimanga fuori. Io seguivo la vicenda di Dino Boffo, ve lo ricordate, l'ex direttore dell'Avvenire, no?
accusato dal giornale di Feltri, accusato, insomma, viene, come dire, accusato di predicare bene e razzolare male, no? Dopo che avevano scoperto, si era scoperto che lui era stato condannato per molestie telefoniche, aveva patteggiato una pena e dava lezioni di morale sull'avvenire agli usi di Berlusconi. E il giornale di Feltri disse: ecco, da una parte c'è questa sentenza per molestie di Boffo, dall'altra parte Boffo da queste lezioni, non è una contraddizione, e allegò sul giornale questo documento dicendo: c'è anche un'informativa di polizia giudiziaria dove si legge che Boffo è attenzionato come noto omosessuale. Questa informativa di polizia giudiziaria era una balla, e da qui venne fuori il discorso del metodo Boffo, della macchina del fango. Ebbene, da parte sua Boffo è stato in silenzio e ha scritto delle lettere al Papa dopo che aveva raccolto quelli che lui ritiene degli elementi forti o degli indizi tali per cui indicare negli autori di quella che è stata una congiura che ha portato poi ad armare la mano di Feltri con un documento falso, no? I congiurati li indica nel direttore dell'Osservatore Romano, il professor Giovanni Maria Vian, e sullo sfondo pone Bertone. E delle due l'una anche qui. Allora, o Boffo dice la verità, o dice una balla. Allora, se dice una balla, non si capisce come mai dopo queste lettere è stato reintegrato nella grande famiglia dei giornali cattolici, tant'è che oggi è il direttore della TV dei Vescovi di Sat 2000. E se dice la verità, non si capisce perché, dopo queste accuse così importanti, due tra i più vicini, badate bene, collaboratori del Santo Padre, cioè il segretario di Stato e il direttore dell'Osservatore Romano, sono rimasti esattamente ai loro posti. E a me ha fatto specie, su questo caso specifico, leggere che alcuni colleghi vaticanisti attenti hanno scoperto che praticamente durante il caso Boffo a Santo Padre arrivava una rassegna stampa edulcorata dagli articoli che riguardavano questa vicenda. Cioè, quanto sa? Allora vi racconto un altro retroscena. Quando di recente Santo Padre è venuto a Milano per la giornata delle famiglie, no? È arrivato c'è stato un incidente col cerimoniale, perché praticamente il primo incontro con i milanesi era fissato in Piazza Duomo, c'erano previste tre poltrone sul sagrato del Duomo. Una era per il Santo Padre, una per il Cardinale, l'Arcivescovo di Milano, e l'altro per il Sindaco. E il cerimoniale del Comune, una mezz'ora prima della cerimonia, un'ora prima, quando praticamente il Santo Padre è atterrato a Linate, è arrivata la notizia al cerimoniale del Comune che le sedie dovevano essere quattro ma non tre, perché dietro la testa di Ratzinger ha fatto capolino quella di Bertone. Poi il giorno dopo sui giornali io mi sono tranquillizzato, perché ho letto tutta la stampa, ha detto che Ratzinger aveva voluto portare Bertone come segno di continuità tra i due, di assoluta condivisione delle posizioni. E però, vedete, se la scelta se era una scelta del Santo Padre, doveva essere una scelta fatta da tempo, e quindi il cerimoniale aveva tutto, come dire, i tempi per organizzarsi. E poi c'è di più, perché io ho parlato con una persona che ha parlato con il Santo Padre a Milano. Questa persona, che è una persona seria, per bene, mi ha detto: sai, io sono rimasto stupito, non avevo mai parlato con i Ratzinger, sono rimasto stupito dalla bontà negli occhi di quest'uomo, ma sono rimasto soprattutto stupito perché io negli occhi di quest'uomo ho letto della paura. E a me ha sorpreso questo fatto. E allora mi sono detto: ma magari si sbaglia.
Poi riguardo le carte del libro e trovo la lettera di Nicolas, del teologo spagnolo Nicolas, che è il capo dei gesuiti nel mondo, cioè stiamo parlando di una delle persone più importanti nella grande famiglia cattolica, che parla in maniera tranchant di quello che oggi è la Curia Romana, dove, per ripetere le parole di Ratzinger, forse proprio Ratzinger parla di ambizione umana al potere, no? E Nicolas condanna la gestione di questa Curia Romana. Poi io vado a presentare il libro a Roma, sono in un albergo, sto parlando con una collega americana, stiamo facendo una chiacchierata, un'intervista, arrivano delle persone a farsi firmare il libro e sono tutti terrorizzati, alcuni di questi perché terrorizzati? Non perché sono persone come noi, perché c'è gente che lavora là dentro, mi dico, sa che lei ha pubblicato un documento che avevo scritto io per Viganò, è tutto vero quello che avete scritto? Dico, ma lei come si chiama? No, guardi, mi dispiace, devo andare via. Cioè delle situazioni, c'è una cappa che io non ho fatica non solo a condividere ma a capire, e c'è una quantità di segreti inutili. Cioè pensate che persino lo IOR, la banca del Papa, il bilancio dello IOR è segreto. Perché il bilancio di una banca deve essere segreto? Dell'unica banca del Vaticano deve essere segreto? Paul ride perché si darà mille risposte, ma io mi ricordo del passato, mi ricordo quando nella sentenza per l'omicidio di Calvi, la sentenza della Corte d'Appello di Roma, scrivono che gli imputati vanno assolti per l'omicidio Calvi, ma dicono i giudici della Corte d'Appello di Roma, dicono è accertato che negli anni 80 lo IOR ha riciclato, virgolette, ingenti somme di denaro di Cosa Nostra. E anche lì uno dice, vabbè, è il passato. Poi negli anni 80, poi negli anni 90 troviamo la tangente Inimon con Bisignani, che è un frequentatore di certa politica romana. Poi andiamo avanti, adesso abbiamo Ettore Gotti Tedeschi, che viene cacciato dalla presidenza dello IOR come un ladro, come un illusionista, come un... E peccato che pochi mesi prima aveva scritto a Santo Padre, aveva scritto una lettera drammatica nella quale confidava la sua paura di essere ucciso. Ma è normale? È normale, mi chiedo io. Sarà un pazzo Ettore Gotti Tedeschi, come che gli hanno fatto la perizia psichiatrica? Sarà un pazzo il nostro maggiordomo, che decide di rendere pubblici certi documenti? Sarà pazzo Viganò, che denunciava una congiura ai suoi danni dopo aver fatto pulizia nei conti del Vaticano e come premio è stato interrotto la sua opera di pulizia ed è stato spedito a Washington, lontano dalla Curia Romana? Ci saranno tutti questi pazzi. Ma la pazzia, guardate che parlare della parola pazzia per chiudere una pagina di un libro che non si vuole leggere è brutto. Vuol dire tornare indietro, quando c'erano i manicomi e si mettevano le donne che erano rimaste incinte e per chiudere lo scandalo e far tacere le bocche si facevano sparire le donne. Sono brutti segni e ne abbiamo tanti. Alcuni li ha detti, il nostro amico radicale ha parlato delle incursioni della gendarmeria che fotosegnala, ma c'è di più, c'è la schedatura di chi partecipa alle manifestazioni. C'è stata la manifestazione dove un ragazzo che ha avuto la disgrazia di chiamarsi Orlandi e di avere una sorella che è sparita senza un perché, fa una manifestazione a Roma, in città capitale del nostro paese, e c'è un gendarme, un paio di gendarmi della Polizia Vaticana che fanno le fotografie dei partecipanti alla manifestazione. E la schedatura delle persone che partecipano alla manifestazione ci porta indietro in anni che nessuno vuole rivivere, credo, no? Ma soprattutto perché qui parliamo di una polizia straniera, ma non esiste in nessuna parte del mondo. Ma se noi mandassimo dei carabinieri a Parigi a fare le foto ai partecipanti di una manifestazione, non so per cosa,
ma ci rifarebbero quello che in termini tecnici si chiama TSO a questi carabinieri, farebbero il trattamento sanitario obbligatorio probabilmente. Invece da noi tutto passa come se fosse normale. Pensate che quando ho scritto Vaticano Spa, che poi col passaparola, che per un autore, per me è il piacere più grande, che un successo, che un libro ha successo perché uno lo legge, lo segnala, lo consiglia, lo regala. Il passaparola taglia le gambe a qualsiasi logica di marketing, no? Ebbene, quindi ha avuto un grande successo, ma all'inizio Vaticano Spa, nessuno scriveva di Vaticano Spa. Io ero andato da un direttore di un quotidiano chiedendogli così, insomma, una recensione, qualcosa per farne parlare. E lui ebbe tra le mani una delle prime copie di questo Vaticano Spa, lo sfogliò, mi guardò negli occhi e mi disse una frase che è stato un colpo alla bocca dello stomaco. Mi guarda e mi disse, non mi avrei mica messo nei ringraziamenti, vero? E lì capisci che tu sei solo. Sei solo fin tanto, come dire, che la gente però poi ti sostiene. Ti sostiene, compra il libro, condivide le tue ricerche. Ecco, io vi dico solo questo e chiudo. Non pensate che l'informazione sia inutile. Non pensate che dopo i libri di denuncia non succede niente. Non è vero. L'informazione sono le gocce che rompono la roccia. Dopo Vaticano Spa, proprio il cardinale che citavi tu, Bagnasco, incontrando le persone in Vaticano, tra le quali, ahimè, anzi, hai lui, una mia fonte, ha incontrato queste persone, ha detto, sì, questo libro. E poi ha detto una frase, eravamo a giugno, disse, ha detto, però questo libro ci permetterà, questo è proprio il linguaggio loro, ci permetterà di ristrutturare enti che fanno più ombra che luce. Voleva dire cacciare Caloia dallo Ioro. Infatti a settembre Caloia è stato catapultato via, dopo 20 anni allo Ioro, perché lo Ioro non è come Unicredito, la filiale qui del Monte Paschi, dove tu vai e lavori, poi vieni trasferito, vai da un'altra banca. Ma se tu entri allo Ioro, è con un incarico apicale, cioè è un torrione quello lì. Cioè, immaginavo la banca del Vaticano con una banca dalle pareti trasparenti. No, quello lì è un torrione, cioè ha le basi larghe 9 metri, cioè entrare è impossibile. A meno che, come abbiamo visto all'inizio, non sei politico, anche Bisignani aveva il conto allo IOR, anche Geronzi aveva il conto allo IOR, conto Fondazione Sandino. Ecco, questo non ho verificato se esistesse o meno, ma non credo che sia importante. Comunque, tornando e chiudo, non è vero che l'informazione non serve. Cioè, non rinunciate all'informazione. Poi magari prendete i libri, non prendete i miei libri, prendetene altri, leggete quello che volete, ma non rinunciate all'informazione. Non è vero, non è vero. Il traffico di fotocopie è un nostro diritto. Grazie. Beh, dopo l'intervento Gianluigi Nuzzi su tantissime questioni, ma soprattutto sulle questioni di carattere economico-finanziario del Vaticano, chiaramente a me viene da chiedere di passare la parola a Mario, chiedendogli di parlarci proprio di quelle che sono state le sue battaglie come radicali, per esempio sull'8 per mille alla Chiesa Cattolica, o sul potere immobiliare che oggi ha la Chiesa e che ad oggi ancora sembra intoccabile. Sì, grazie. Credo che questo ci permette anche di capire come mai, tutti noi ci chiediamo ogni tanto, ma come mai i politici sono così genuflessi nei confronti del potere Vaticano? Prendiamo i grandi temi.
le coppie di fatto, il testamento biologico, tematiche su cui anche i politici più navigati leggono i sondaggi. Sono sondaggi che danno gli italiani al 60, al 70, all'80% a favore a seconda del tema. E allora perché contro la loro interesse, contro la loro convenienza, si mettono ogni volta appunto nella impopolarità? Beh, ci sarà un motivo, il motivo come al solito è l'interesse. Come dicevo prima, io prima di diventare segretario di Radicali Italiani, da radicale mi sono imbattuto, essendo di Roma, in alcuni piccoli casi che piano piano andando a scavare sono diventati dei grandi casi e che sono la spiegazione del perché i politici in Italia hanno questa genuflessione nei confronti del Vaticano. Non è vero che è per una questione di voti. I voti la Chiesa Cattolica ne sposta ben pochi, potranno essere il 5, il 6%. Probabilmente diverso è la capacità che ha la Chiesa Cattolica, ma neanche le parrocchie, di poter spostare i voti i voti di preferenza. La politica italiana purtroppo ha preso una piega per cui negli enti locali, nei comuni, nelle province, nelle regioni c'è il vero potere economico. Perché una volta che i ministeri hanno finito di regalare clientele, di spendere la spesa pubblica con cui la politica si è comprata il consenso, il luogo vero è stato quello del consociativismo, in cui alla fine stavano un po' tutti d'accordo, i comuni e le regioni, dove girano tanti soldi, e alla fine i comuni e le regioni hanno incominciato a dettare la linea anche alla al partito nazionale. Alcuni partiti importanti vedono il proprio la propria politica condizionata dalle componenti locali. Perché? Perché appunto le componenti locali muovono soldi. E allora le componenti locali nelle regioni, nei comuni, come si vota? Si vota con le preferenze. E votandosi con le preferenze bastano piccoli gruppi di voti, quelli che magari le parrocchie o alcune organizzazioni, a Lombardia c'è Comunione e Liberazione, da altre parti ci sono analoghe associazioni, riescono a spostare quei 2-3 mila voti di preferenza decisivi per essere eletti. Ma i veri settori su cui il Vaticano fonda il suo potere, a mio avviso, sono quelli che sono di business. Noi abbiamo il Vaticano, che è il più grande proprietario immobiliare italiano, quindi è un player determinante in un settore centrale dell'Italia, che è quello dell'edilizia. È il principale operatore turistico, io chiamo come Vaticano, perché io dico Vaticano sempre? Perché comunque tutti i 2000 enti ecclesiastici che ci sono in Italia hanno la necessità, che per essere riconosciuti, di avere al loro interno un esponente della Conferenza Episcopale Italiana, che, come vi ho detto prima, è l'unica differenza delle altre nel mondo, che è nominata direttamente dal Vaticano, e quindi c'è una capacità di fare sinergia, di fare una politica comune. E questo è quello che ho scoperto quando per 18 mesi feci consigliere municipale a Roma, ma mi fruttò molto in termini di visibilità. Andai da Santoro, sono andato da Santoro più quando ero consigliere così del centro storico di Roma che da segretario dei radicali. Perché? Beh, perché venivano da me, era il 2006, venivano da me tutta una serie di famiglie, sessantenni, settantenni, disabili, sfrattati dalle case che avevano abitato per 30-40 anni nel centro di Roma, che erano le case della città del Vaticano, delle varie enti vaticani, direttamente l'APSA ad esempio, oppure gli enti ecclesiastici. E venivano da me dicendomi: guarda Mario, noi siamo venuti, come in tante altre città d'Italia, nei centri storici, quando i centri storici erano abbandonati, le case erano considerate ultrapopolari. Perché? Perché il centro non era stato rivalutato, non c'era il riscaldamento, i bagni erano fuori dalla casa perché erano case molto antiche. Allora questi qua, pur di non perderle, sai, una casa, un palazzo abbandonato, poi per rimetterlo in manutenzione ci vogliono parecchi soldi, lo davano a questi poveracci che pagavano effettivamente poco. Pagare a Roma un affitto di 400-500 euro al centro è molto poco. E scoprivo che nel 98, con la fine dell'equo canone e con la rivalutazione dei centri storici, erano partiti tutti sfratti non per morosità, ma sfratti per finita locazione. Cioè questi dicevano: benissimo, arrivederci e grazie, si è chiuso il contratto, ve ne andate, neanche vi facciamo un'offerta maggiorativa rispetto a quanto ci date.
E questi, capite, venivano buttati via, espulsi, non avevano i soldi, chi guadagna 400 euro, chi paga 400-500 euro al mese di affitto e ne guadagna di pensione, una pensione sociale, non ha la possibilità di rimanere nel suo ambiente. E io quindi, pur essendo uno che difende la proprietà privata, in questo caso, siccome sapevo che non pagavano le tasse su questa roba, li considero e li considero tuttora profitti di regime, e quindi ho difeso almeno queste persone facendo conoscere quello che accadeva, e le persone hanno piano piano compreso che quella scusa per cui le tasse non le pagano perché fanno beneficenza veniva meno, ma poi si è compreso perché queste case gli servivano perché abitare nel centro di Roma o nel centro di Ancona o nel centro di un'altra città importante, a Piazza Navona, a Campo dei Fiori, a Piazza di Spagna, oggi un dirigente di un ministero, magari un dirigente del Ministero dei Beni Culturali, che poi ti deve firmare un finanziamento per una chiesa o per un palazzo o per un vescovado, un giornalista che magari fa informazione e può condizionare l'opinione pubblica, non ha i soldi per comprarsi una super casa a Piazza di Spagna o per pagarsi un affitto a Via Giulia. E allora queste case sono state usate in maniera simoniaca, cioè per comprarsi la classe dirigente italiana. Subito dopo, infatti, è emerso lo scandalo Propaganda Fide, ad esempio, in cui abbiamo visto come c'era un passaggio diretto di denari, ma non solo tra politici, di tutto un ambiente che ci vive. E quindi questo è una cosa che condiziona. Se è un politico, se è un potente, se è un dirigente, vuoi una bella casa, non vuoi spendere tutti i soldi che non hai, rivolgiti al Vaticano. Se è un politico che vuole fare invece dei traffici o comunque dei passaggi di denaro, c'è lo IOR. Cioè, la notizia da ultima è stata che nel conto della JP Morgan a Milano dello IOR in un anno e mezzo è circolato 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro circolato in un solo conto che non si sa di chi è, e mi sembra fosse certo che non fosse un religioso. Dello IOR, cioè, non si sa chi è la persona. Un conto di transito. Cioè, parliamo di 1 miliardo di euro per farvi capire i movimenti. Poi c'è il settore turistico. Io a Roma mi sono piano piano reso conto che c'era una trasformazione di tutti questi conventi in veri e propri alberghi, peraltro quelli di cui non pagavano le tasse con l'ICI e altro vale. E questa cosa è diventata sistematica anche lì con l'aiuto da parte delle istituzioni che magari creavano, se andate a Roma lo vedete, un bel pullman a due piani, quelli che girano anche a Londra, e l'hanno creato per la città facendo girare un po' come per alcuni anni come bus comunale, e poi chissà perché lo hanno dato regalandolo all'Opera Romana Pellegrinaggi, che è quest'altro grande ente, diciamo, della Santa Sede, che però si dovrebbe occupare dei pellegrinaggi ma gestisce anche tutte altre queste cose. Insomma, questi sono degli elementi che vi fanno capire perché c'è un potere sulla politica. Ancora un altro? Bene, l'8 per mille. Sapete quanto è l'8 per mille ogni anno che incassa la Chiesa Cattolica? Anzi, la Conferenza Episcopale Italiana, l'ultimo anno è stato 1 miliardo e 160 milioni di euro. 1 miliardo e 160 milioni di euro cash che vengono dati ogni anno a partire dal 90, dal 2000 sono diventati 1 miliardo. La politica tutta insieme, i finanziamenti dei partiti che noi combattiamo come radicali, quanto valgono? Tutti i partiti messi insieme hanno preso massimo 250 milioni di euro all'anno. Tutti i partiti messi insieme, quelli prendono solo di 8 per mille 1 miliardo e 100. Capite la differenza di proporzioni? E ancora, l'8 per mille. Allora è importante far dare qualche dato. Noi abbiamo questo 8 per mille, invenzione di Tremonti, e infatti non a caso ha fatto carriera, questo 8 per mille io ho tirato fuori con un'inchiesta grazie a un ragazzo, Edoardo Cecchinelli, che mi piace citare perché è un volontario, si è messo là a fare i conti. Io avevo scritto un libro nel 2004, hanno dovuto, diciamo, aggiornare con tutto quello che è accaduto. Facciamo delle cifre. Dal 1990 ad oggi, sapete quanto abbiamo dato delle nostre tasse? Non sono qui a spiegare qual è il sistema dell'8 per mille truffaldino, voi lo conoscerete tutti, ma sono sicuro che almeno la metà non lo conosce perfettamente, quindi andatevelo a cercare perché è complicato altrimenti. Quanto abbiamo dato dal 1990 ad oggi alla Conferenza Episcopale Italiana? 17 miliardi di euro. 17 miliardi di euro cash delle nostre tasse andate alla Conferenza Episcopale Italiana. Faccio un esempio. Sapete quanto ha speso la Conferenza Episcopale Italiana di questi 17 miliardi di euro e per fare cosa? Per costruire nuove chiese?
Cioè siamo nel paese che ha la più grande percentuale di rapporto tra cittadini e chiesa, per tradizione da sempre. Ebbene, in questi 20 anni la Conferenza Episcopale Italiana ha speso 1,5 miliardi di euro per costruire nuove chiese. Nello stesso periodo l'edilizia popolare da parte dello Stato è arrivata a zero. Allora, se tu costruisci 1,5 miliardi di euro per nuove chiese, attenzione, con i soldi dell'8 per mille, ma poi arrivano quelli che danno i comuni, le regioni, gli oneri concessori, significa che nell'Emilia Romagna tu hai dato 200 milioni di euro per costruire queste chiese. E il cemento chi te lo vende? La cooperativa rossa ti vende il cemento, poi lo può vendere all'industriale e se in quel terreno fanno una chiesa lo vende la chiesa. E allora c'è una dipendenza economica. Ma ancora sull'8 per mille, ed è questo il vero scandalo su cui dobbiamo intervenire, noi abbiamo una legge oggi che già prevede la possibilità che l'8 per mille venga ridotto. Sapete perché? Perché l'articolo 49 della legge che ha istituito l'8 per mille dice: qualora il gettito, sai, l'hanno fatto nel 90, non sapevano quanto era la cifra, qualora il gettito aumenta troppo, riducete l'aliquota. Tu lo puoi fare da solo, governo, insieme alla CEI, ma senza dover modificare il concordato. Ebbene, nel 1990 la Conferenza Episcopale incassava 200 milioni di euro, che era la cifra che aveva incassato gli anni precedenti per pagare i preti e per costruire un po' di, diciamo, per riparare un po' di chiese. Siamo arrivati, a partire dal 2000, a superare il miliardo, cioè 5 volte quant'era la cifra iniziale. Nello stesso periodo lo stipendio di un prete è semplicemente raddoppiato. Cioè le spese per i preti all'inizio erano 200 milioni su 200, poi sono diventate attualmente 400 milioni su 1,1 miliardi. Tutti gli altri soldi che ci fanno? Ci hanno costruito le chiese, che è stato un modo per loro per controllare il territorio, ma anche per assecondare la devastazione del suolo che abbiamo avuto in Italia in tutti questi anni. E cosa ci hanno fatto soprattutto? Sono aumentate di 5 volte che cosa? Le spese per iniziative nazionali gestite direttamente dalla Presidente della CEI. E sapete quali sono queste spese di iniziative nazionali? Quelle che loro chiamano di pastorale o catechesi, ma in realtà sono di propaganda culturale e politica. Le associazioni che costituiscono, vi ricordate il Comitato Scienza e Vita? Quel comitato che combatté ovunque e da cui sono nate le binette e gli altri ai tempi del referendum sulla fecondazione assistita, quel comitato era stato costituito dal forum delle associazioni familiari cattoliche, tra cui il Movimento per la Vita, quelli che lottano contro l'aborto, anzi contro le donne che provano ad abortire. Bene, hanno preso i soldi, prendono ancora oggi i soldi dalla Conferenza Episcopale Italiana con i vostri soldi dell'8 per mille, soldi che non vengono, ovviamente l'ho detto prima, dati casualmente alle suore. Sì, si dice perché ci hanno fatto il voto di povertà, però voi donne considerate quanto c'è questa, quanta discriminazione comincia a esserci, non una lira dell'8 per mille è valido, perché le suore non possono avere lo stipendio come i preti. Allora, questo per dire cosa? Oggi c'è una possibilità. Noi lo scorso anno, dice bene Nuzzi, l'informazione, la costanza, io aggiungo anche le denunce e l'iniziativa politica, portano a dei risultati. Noi abbiamo avuto anni in cui i radicali, ad esempio sull'ICI, hanno fatto le denunce, hanno fatto le inchieste, hanno fatto sapere, grazie alle Iene, grazie a Santoro, che non c'era beneficenza dietro il privilegio di non pagare le tasse. E quando lo scorso anno dovevano fare le tasse per tutti, ma non per il Vaticano, è stato buon gioco, dopo però un lavoro di anni, da una parte avendo la denuncia che faceva pressione all'Unione Europea, dall'altra questa pagina che si è creata di questi ragazzi di Vaticano Pagatù, sono arrivati a fare 200.000 persone che dicevano mi piace su internet, circolava l'informazione, tutti i giornali sono stati costretti a parlarne e alla fine Monti, che non sarà certo un nemico del Papa, però ha dovuto cercare di limitare i danni e cambiare la legge. Certo, la legge ormai diciamo così, elimina il privilegio solo per le attività turistiche. Però è stato un tentativo. Lo stesso possiamo fare sull'8 per mille. Noi abbiamo scritto una lettera al Presidente Monti per dirgli: senti, parti direttamente tu, dimezza l'8 per mille, si è passati da 200 milioni di euro a 1,1 miliardi, la legge lo prevede, allora a questo punto fai direttamente tu l'attivazione. Allora, questo è quello che si può fare, però bisogna stare attenti sempre ad avere le cose precise.
a non gettare, ha ragione Nuzzi, bisogna documentarsi sempre, non gettare tutto nel mucchio, perché altrimenti si perde. Io faccio solo questo esempio, sulla questione ICI. Io ho fatto una polemica lo scorso anno con il direttore, anzi Avvenire ha fatto una campagna contro di me con il direttore Tarquinio, perché avevo osato dire che questi non pagavano l'ICI nelle attività commerciali. Ha detto che era un bugiardo, che era un massone, e vabbè, fino a là che ci frega, però un bugiardo, un calunniatore. Poi che faccio? Mi metto come le iene la telecamera, vado a Milano in un istituto che sapevo, perché c'è un consigliere, noi abbiamo un consigliere comunale radicale, Cappato, mi ha dato le carte e mi ha fatto vedere, guarda, questo qua non paga. Io sono andato là per vedere se era vero che rientrava nei requisiti. Il requisito era, è un ostello per preti. Ostello per preti, quindi non si paga, giustamente, i preti, perché devono pagare anche loro, un'attività. Vado là, c'è la suora che mi dice, no, ti do la stanza. Io dico, sono qua per lavoro, non sono un prete. Mi dà la stanza, mi dice che da 3 anni vengono da tutto il mondo. Io faccio vedere questo video, fortunatamente passa nei telegiornali, e l'Avvenire, calunnia, e tira fuori dei bollettini in cui c'è scritto, no, caro Staterini, sei un calunniatore, perché ecco il bollettino di pagamento dell'ICI. E io dico, ma tu guarda, questi del comune di Milano mi hanno fregato, mi hanno fatto fare una figura di merda. Tutti che mi prendono in giro. Poi hanno fatto l'errore di pubblicare anche il codice del conto corrente, il bollettino. Lo do a quelli del comune che mi dicono, sì, guarda, è vero, l'hanno pagata, ma riguardava 2 negozi che stanno fuori, cioè non per i luoghi che stavano là. A quel punto, oggi c'è la notizia. La notizia è che il comune di Milano, grazie sempre a Cappato, mi viene a dire che ha appena irrogato 300.000 euro di sanzioni per mancato pagamento di ICI solo a quell'istituto là, 300.000 euro di sanzioni. Allora, c'è la possibilità, però bisogna essere precisi, perché altrimenti ti fregano. E allora io su questo però rivendico anche un fatto. San Francesco. Quando mi sono trovato a confrontarmi con Tarquinio in televisione, io ho potuto batterlo facendogli notare una sola cosa. In 800 anni non c'è un papa che ha scelto di chiamarsi come San Francesco. Non esiste Papa Francesco. Ridete, ma è così. Perché? Beh, perché ve lo immaginate uno con la capezza d'oro, con la catena, come Fisichella e gli altri, che si chiama Francesco, avrebbe dovuto cambiare. San Francesco diceva, una cosa è vivere secondo la Chiesa di Roma, una cosa è vivere secondo il Vangelo. Allora, su questo, io credo, noi possiamo farci forza anche di tanti cattolici per cambiare queste cose. E un fronte che credo che Gianluigi ha tanto approfondito, un po' nel libro, ma penso anche in altre cose, è quello della sanità. E che spero che possa in futuro tornarci, perché sulla sanità quello che sta accadendo in Vaticano è una cosa incredibile. E nei prossimi giorni spero che in qualche modo qualcuno avrà il coraggio di farvelo vedere quello che hanno fatto a Roma. E chiudo su questo, scusate la lunghezza, ma ci tengo perché non ci sono altre occasioni per farlo sapere. Avete presente la Basilica di San Paolo? È ritenuta un patrimonio dell'UNESCO, sta là da 2000 anni, è bruciata, un po' l'hanno ricostruita, accanto a un terreno molto grande, con dentro c'era ancora da fare gli scavi, una villa romana. E cosa hanno fatto? Hanno preso e a un certo punto mi vedo costruire una cosa da 25.000 metri cubi. Dice, ma che è? Era una serie di cliniche del Bambin Gesù, sai, si chiama Bambin Gesù, allora vado dai giornalisti e mi dicono, no, il Bambin Gesù non può, sembra male, sono bambini. Beh, questi hanno costruito 25.000 metri cubi senza nessun permesso, coprendo la Basilica di San Paolo, che non la vedete più, e lo hanno fatto perché dicono che loro è un terreno extraterritoriale, cioè non può entrare il poliziotto. Quando io faccio le denunce, il procuratore della Repubblica mi dice, ma che cosa posso fare? Ho fatto l'interrogazione grazie a Maurizio Turco al ministro Frattini, e mi dice, sì, hai ragione, però vediamo. Ecco, ci hanno risposto pochi giorni fa e sono risposte clamorose quelle che hanno dato questi ministri, però per farvi capire come una volta loro davano i terreni ai palazzinari, adesso sono diventati dei veri e propri palazzinari. Bene, richiamando proprio l'appello di Nuzzi all'informazione, e voi siete la testimonianza che non tutti hanno rinunciato a informarsi, credo sia arrivato il momento per alcune domande dal pubblico. Se c'è qualcuno, bene, abbiamo già... C'è un Valletto. No. Valletto, fammi venire qua in modo che ce l'abbia anche la radio. Prego. No.
non ho avuto ancora la possibilità, mi presento, sono Paolo Luzzietti, non ho avuto ancora la possibilità di leggere completamente questo libro. E volevo parlare di due cose, due domande. Diciamo, quello che c'è scritto nel libro possiamo prendere tutti atto, leggendolo e stop. Quello che invece volevo chiederle è una cosa che è balzata agli occhi, è della trasmissione che lei ha fatto sulla 7 con gli Intoccabili, che ha durato 3 puntate circa, mi sembra. 10? Ok. E poi è stata interrotta che aveva 1 milione di share, come detto nel giorno, non ha avuto un continuo ancora. Per quale motivo, se mi sa dire? No, l'altra domanda poi. Ok. E l'altra domanda che le volevo fare, so che si sta pubblicizzando sulla 7 una trasmissione che lei farà con Gard Lehner, che è l'infedele, e volevo sapere, scusi, poi vedrò anche, naturalmente, mi proietto quando ci sarà la trasmissione. Volevo sapere se lei in quella trasmissione dell'infedele, gestita da Gard Lehner, non so che ruolo fa, se da giornalista o da quant'altro, o da opinionista, quello che è, porterà avanti queste battaglie che lei ha denunciato, ha fatto informazione attraverso i suoi libri, a 360 gradi parlando, oppure utilizzerà, diciamo, questo cartaceo per crearsi un suo curriculum vitae, magari all'interno di una trasmissione televisiva come l'Infedele, e crearsi un suo curriculum. Non sono crudele, credo che da profano, cioè con informazioni schierate, sono sincera, e ho trovato, diciamo, no, ma io la ragazza, quello che sto chiedendo, insomma, una cosa. Guardi, la ringrazio di questa domanda, di queste due domande le rispondo in molta sintesi. Io all'infedele farò il giornalista perché non faccio i maggiordomi, né la valletta né il cantante, quindi farò esattamente quello che credo di cerco di fare. Gli Intoccabili è finito, sono state 10 puntate, la 7 ha deciso di non rimandarlo in onda a settembre-ottobre. Non c'è una dietrologia. Se ci fosse una dietrologia, non sarei rimasto lì, evidentemente. Vi assicuro che ho ben investigato sotto questo profilo. Certo, dopo l'uscita di Sua Santità, il fatto che non mi abbiano riconfermato il programma è, come dire, può suonare sospetto. Aveva 1 milione di audience e 1 milione di telespettatori, lei è generoso, alcune puntate sono andate molto bene, altre sono andate meno bene, anche perché non so, avevamo come concorrente, non so, Sanremo, tu puoi immaginare, Sanremo fa l'89% purtroppo, per come la vedo io, gli ascolti. E poi le dico ecco una cosa, a me dispiace di non rifare gli Intoccabili, però non è che vado da Gard Lehner a fare l'opinionista. Perché io posso avere le mie idee, ma cioè Staderini è giusto che esprima le sue idee, come è giusto che esprima Berlusconi, cioè i politici hanno le loro idee, io faccio un mestiere diverso, cioè non credo che voi mi chiediate delle idee, delle opinioni, no? Cioè io ho un taglio diverso, cioè mi chiedete informazione, ecco, e quindi magari qualche volta dirò delle cose, ma più che altro cercherò di portare delle notizie, tant'è che contrattualmente sono previste una serie di inchieste per l'infedele che saranno molto lunghe, avranno un montato di 50 minuti e 50 minuti in televisione è un tempo infinito. Continuano le inchieste e io le assicuro che se lei avrà la voglia lunedì, cos'è il 3 lunedì? Lunedì 3 di accendere la prima puntata dell'infedele, avrà una sorpresa molto interessante, credo. Credo di non sbagliarmi, sto lavorando a distanza perché i miei ragazzi sono a Milano e non mi hanno chiuso la bocca perché non sarei rimasto. Un programma costa dei soldi, è arrivato anche Santoro che ovviamente ha preso dello spazio, ci sono le elezioni, ci sono tanti discorsi dietro delle scelte editoriali di questo tipo. Ma non vi convinco, nel senso che non mi interessa convincervi, io so com'è andata e se fosse andato diversamente. Poi l'altra domanda è cosa farò da... Ma... No, magari vuole in sfondaggio per l'immagine che si è dato.
Ma no, ma guarda che io, se io sono fatto in un modo che io posso, cosa potevo fare di queste carte? Io potevo andare in Vaticano e dire: guardate, ho trovato questi documenti, penso che vi interessino, grazie, arrivederci. Io dopo mi avrebbero dato un programma in Rai, non di inchieste, magari di intrattenimento, il TG1, queste cose qui. Però, come diceva il mio amico, a quale ho sempre voluto bene, che incidentalmente era persino radicale, le immagini, che Renzo Tortore, una volta lui mi disse: vedi, nella vita o si è uomini o non lo si è. E i giornalisti, lui diceva ai giornalisti che hanno un tasso delinquenziale molto elevato. E al di là di questo, se tu vuoi fare giornalista, devi sapere una cosa, che la libertà di un giornalista si misura nel suo coraggio. Il coraggio di dire certe cose alte e forti, senza la paura di sentirsi rimbeccare, ma qui si rischia di infrangere dei miti o di destabilizzare le istituzioni. Io che credo che certe storie raccontate in questo libro con carte del Vaticano facciano male soprattutto alla fede e allontanano il Vaticano dalla Chiesa di tutti. Ha capito? Enzo Biagi non c'è più, Enzo Montani non c'è più. Comunque, c'è qualche altra domanda? Non possiamo, ci chiacchieriamo dopo noi due. Io. Scusi. Ah. Faccio una io. Aspetta che c'è. Venga, venga, no, faccio una. No. Ecco qua. Vai. Scusate, ecco, io leggendo queste cifre così semplificate dell'UAR sulle entrate annuali al clero cattolico, e ecco, mi era venuto in mente, anche senza parlare di televisione, cioè come contabilizzare anche quegli spottoni, diciamo, nei telegiornali, soprattutto il TG1, che è pubblico, tra virgolette, cioè, che ogni giorno danno parecchi minuti di non notizie, di cose assolutamente irrilevanti sul Vaticano, sul clero, cioè cose appunto simili. Ecco, cioè, sono delle cifre che possono sorprendere, ma una valutazione in denaro su questi spot non l'ho ancora trovata. Non ci sono dati ufficiali. Paul. Io volevo chiedere una cosa relativamente alla cena del nostro Presidente della Repubblica, dove praticamente quello che è il garante dei diritti di tutti i cittadini italiani si fa suggerire l'agenda politica da in modo largo, diciamo, gli passa qualche consiglietto. Spieghiamola bene, perché sennò facciamo suggestioni. C'è un documento del 19 gennaio 2009, sì, di un incontro tra Giorgio Napolitano e Ratzinger. Questo documento è firmato da Monsignor Manberti, che è un francese, che è il ministro degli esteri, una sorta di ministro degli esteri del Vaticano, ed è un documento preparatorio all'incontro destinato a Sua Santità, al Santo Padre. In questo documento ci sono tutta una serie di leggi, soprattutto sulla famiglia, che vengono suggerite a Ratzinger di indicarle a Napolitano o da cambiare o da proteggere. Leggi italiane. E allora c'è da chiedersi: è giusto che un capo di Stato, in un incontro con un altro capo di Stato, indichi quali sono le leggi che funzionano e quelle da cambiare dello Stato, dell'altro Stato? Cioè, non è un'ingerenza, come ha detto Paul, che lui la vive come un'ingerenza. Io su questo mi rimetto a voi, nel senso che è anche vero che Ratzinger è il leader di è un leader religioso, è un capo di una comunità, in un paese che comunque è un paese cattolico, quindi è normale che lui, come leader religioso, sottoponga al Presidente della Repubblica quali sono i desiderata della comunità che lui rappresenta.
Sì, no. Di certo io trovo improprio che lo faccia col Presidente della Repubblica, soprattutto perché questo è arbitro, non parte della politica italiana. Cioè non è il leader di un partito, non è un premier, ma è l'arbitro della politica, no? È il notaio della nostra politica sulla carta costituzionale. Quindi ecco, laddove poi indica, nella nota si scrive che due ministri, all'epoca c'era il governo Berlusconi, avevano espresso posizioni a favore delle coppie di fatto, purtroppo, Rotondi e Brunetta, purtroppo, cioè si dà un giudizio in merito. Ma sapete, sono tante le pagine sorprendenti. Una cosa mi ha sorpreso, vi dico per chiudere una piccola cosa, se vogliamo, non dico divertente, tragicomica, amara, e lo so, si sente un po' male, signora. I suoi figli poi le riferiranno con la dovuta precisione. C'è una signora che è venuta con 5-6 figli, insomma, vabbè. E no, vi stavo dicendo, io ho scoperto che la raccomandazione è transnazionale in Italia. Cioè sapevo, e uso un termine perché ci siete qua voi che avete un po' coniato voi radicali, il partito transnazionale, allora lì ha un significato di un partito che supera i confini dettati tra gli stati, ma che la raccomandazione diventi transnazionale è un po' allucinante. Vi racconto in breve cosa è successo. È successo che un monsignore dell'appartamento del pontificio, credo Monsignor Georg, e aveva a cuore per motivi ignoti un giornalista, un giovane giornalista promettente. Allora ha scritto a Gianni Letta, all'epoca sottosegretario della Presidenza del Consiglio, segnalandogli questo giornalista. Gianni Letta ha chiamato il direttore dell'ANSA, che tra l'altro è non solo la prima agenzia di stampa italiana, quella che manda i lanci a tutti i giornali, no? Ma è anche la Presidenza del Consiglio è cliente dell'ANSA, cioè la Presidenza del Consiglio dà dei soldi ogni anno all'ANSA. Quindi Gianni Letta, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, ha scritto al direttore dell'ANSA segnalando questo giovane, ma non dicendogli che gli arrivava dal Vaticano la segnalazione. E il buon direttore dell'ANSA, inscente di tutto, ha scritto un foglietto dicendo: caro Letta, caro Gianni, guarda, non possiamo assumere nessuno, mi dispiace, tanti saluti, in una forma gentile. A questo punto il nostro Gianni Letta ha preso di nuovo carta e penna. Pensate che traffico di raccomandazioni ci stanno in sti palazzi, io non mi immagino. Allora ha preso carta e penna, ha scritto al Monsignore allegando la lettera del direttore di Diniego, del direttore dell'ANSA, usando ovviamente nei confronti del buon Monsignore un linguaggio molto curiale. E se avete la pazienza di leggere questo libro, i documenti, soprattutto all'interno, troverete che il linguaggio è importantissimo, non quello che scelgo io, ma il linguaggio loro, dove spesso diciamo che insomma l'ipocrisia emerge. Allora dice: Monsignor Reverendissimo, come vede la sua fiducia è ben riposta. Cioè dice: vede che avete fatto bene a chiedere a me, perché io mi sono dato da fare. Ronnie la merita tutta perché è molto bravo. Purtroppo però la situazione dell'ANSA non consente accelerazioni, cioè non si può assumere. Bisogna avere pazienza e aspettare, ma sarà un'attesa, sentite qua, vigile e operosa. Un'attesa operosa di una raccomandazione che rivale in stand by praticamente. E se sarà possibile cercheremo, com'è che tu lo leggi meglio? Perché io ho preso la pagina giusta, quella con quello scritto proprio. Cercheremo anche di abbreviare i tempi, lo farò volentieri con orgoglio. E mi saluti R. Ronnie e il maresciallo. A lei un pensiero grato con un saluto devoto e, se mi concede, amichevole. Gianni Letta. Ecco, questo è un piccolo dettaglio di come le raccomandazioni valicano i confini.
Così t'ho scritto io. Sì. Ci sono altre. Io farei un'ultima domanda, poi chiudiamo che è anche un po' tardi. Dica. Una cosa la ringrazio per l'opera che ha svolto. Secondo me denota anche un certo coraggio, certamente autonomia di giudizio, che è una merce rara. Allora, occuparsi del Vaticano dovrebbe essere l'oggetto dei vaticanisti, parola stranissima, ci sono poi quelli che si occupano del Cremlino, un altro luogo oscuro. Ora, i vaticanisti italiani non sono tutti uguali, ad esempio il vaticanista del telegiornale pubblico e da bollettino parrocchiale non avrebbe mai tirato fuori una notizia disturbante. Gli altri sono tutti di una prudenza estrema, è evidente perché solo un altro tipo di storico, diciamo, usa altrettanta prudenza, e sono quelli che si occupano del campo militare, specialmente quando si tratta di cose scottanti. Allora, a me interesserebbe sapere una sua breve sintesi su qual è stato il giudizio di questi vaticanisti che mai ci hanno raccontato queste cose in modo così duro. E poi un'ultima considerazione. Assumendo il punto di vista cristiano-cattolico, che non è il mio, in modo, lo assumo. Nel mondo c'è questa lotta tra il bene e il male, poi c'è una visione provvidenziale della storia, che è una cosa che non mi piace, perché è come giocare a carte con uno che tira fuori sempre la matta, o ce l'abbiamo tutti la matta o non ce la deve avere nessuno. Allora, se il male c'è, e loro hanno gli esorcisti, il demonio, dove andrebbe? A occupare l'anima di questo giovane o andrebbe in qualche altro posto? Io trovo che ci siano dei campi bellissimi dove agire per il marino. Va bene. Ma i vaticanisti, guardi, molti mi hanno, come dire, si sono divorati il libro, poi è chiaro che è partito, non dico l'ordine di scuderia, ma poi siamo tornati a guardare il dito, quindi la caccia al maggiordomo, sapere se era fatto il routine prima, dopo fotocopiare un documento, capire se me li ha dati nottetempo o no, sapere che se ce ne sono degli altri. E allora io dico sì, io ho tante fonti, perché non ho mai scritto un libro con un'unica fonte, perché non è possibile. E sul Maligno abbia pazienza, ecco, a una certa ora io sul Maligno non ho nulla da dire. Va bene, ci salutiamo così, chiudo. Chiude, esatto, chiudo il moderatore. Così ufficialmente. Vai. Bene, allora io innanzitutto voglio ringraziare Gianluigi Nuzzi per due motivi. Il primo perché, visto che io ho il sogno di fare il suo stesso mestiere in un futuro, ho scoperto almeno cosa devo fare, cioè passare per Gianni Letta, tanto per cominciare. E questa è un'informazione non da poco. O per padre Georg. Comunque almeno adesso so chi mandare il curriculum. E seconda cosa, chiaramente più importante e più seria, ringrazio davvero Gianluigi Nuzzi per essere venuto qua a Senigallia per raccontarci la sua esperienza di cronaca e parlarci del suo libro, che tra l'altro è acquistabile in fondo alla sala. Ringrazio Mario Staderini, segretario dei Radicali Italiani, perché anche lui, come radicale, ha una storica posizione di battaglia nel contesto Vaticano-Italia. E poi chiaramente ringrazio le due associazioni che hanno reso possibile questo evento, che sono l'Associazione Culturale Radicali Marche, ma soprattutto l'UAR, l'Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti. Grazie a tutti voi per essere venuti in tanti e buona serata.